Tira tu. Guardi. Guardi tu. Guardi tu. Respira. Bravo. Io credo siano i social network che ci hanno dato la botta finale. Tutta sta connessione non ci fa bene. Tutti si fanno i cazzi dell'altri. Continuo a scambiarsi informazioni, ma nessuno che gli interessa veramente. Quindi quello, no? Quel sentimento, no? Quella sensazione di libertà che in realtà poi ti limiti semplicemente a stare tutto il giorno a dire cose che a nessuno importa e non fai niente di pratico. Secondo me quella è una grande piaga da qui a una decina d'anni. Cioè, quello che potevano fare l'hanno fatto tramite i social network, i danni che potevano fare l'hanno fatti. E non ci si difende? Non li usi. Ti limiti a quello che fai nella vita, cioè limitati alla vita reale. Io pure lo usavo, per esempio, e poi mi sono reso conto che tanti ragazzi sono, non userei tanto oppressi, ma sono condizionati tanto dai social. Cioè, tipo Instagram, ma cioè. Soprattutto Instagram. Instagram. Siete d'accordo? Sì, io assolutamente, cioè io non, i social proprio non li è molto più facile fare lo scemo davanti a Instagram e magari mettere se fa una cosa pratica, no? Che ci vuole? Sono sincero. Questo è matto, di carità. Te di carità. Perché è matto? Ma sai che vuol dire che uno si sveglia la mattina la prima cosa che vede è Instagram? Uno si dorme la sera, la prima cosa che vede è Facebook, li vede le storie, le dirette. E se un campione di boxe fa una diretta su Instagram, non te lo vai a vedere. E dai. E fammi il favore. Quindi sei preoccupato se ti tolgono i social? Ma che tolgono? Sì, quelli impazziscono poi. Allora, qual è il tuo sogno per il futuro? Allora, il mio sogno ho sempre sognato, quando sono piccolo sempre ho sognato, che di far sta bene a mia madre. Perché mia madre, da quando è piccola, ha sempre pensato a me, anche ai miei fratelli. Mi ha fatto sia da mamma, da papà, da tutto. E infatti tutte le cose che hanno fatto mia madre, le dico fa, cioè, visto che tutti questi anni me l'ha fatto un sacco di cose, io il mio sogno è di farla stare bene in tutti i modi.